Buongiorno ragazzi, oggi vediamo alcune situazioni particolari in cui abbiamo solidi sovrapposti o solidi con cavità, perché ho visto che qualcuno ha avuto qualche difficoltà in questo tipo di problemi. Allora, cominciamo dal caso più semplice. In questo caso abbiamo un cubo con una piramide sovrapposta, piramide quadrangolare regolare con una base coincidente con quella del cubo. E il disegno che corrisponde a questa situazione è quello che vedete sul foglio. Allora, supponiamo di dover calcolare l'area totale e il volume totale di questo solido. Abbiamo già visto in classe che quando ho dei solidi sovrapposti è abbastanza semplice e intuitivo capire che il volume totale del solido composto sarà dato dal volume del cubo più il volume della piramide. Ma è un po' più complesso ragionare sulla superficie totale del solido composto. Allora, vi ricordate, io in classe vi dicevo sempre, immaginate di dover colorare tutte le facce di questo solido composto. Supponiamo quindi che questa piramide sia incollata sul cubo, e di dover colorare di rosso la piramide e di giallo il cubo. Allora, non ci servirà tutta l'area totale della piramide e tutta l'area totale del cubo. Attenzione, non fate questo errore. Perché? Perché abbiamo che la base della piramide coincide con questa faccia. Quindi, se queste due sono incollate, noi non le coloreremo. Quindi, osservate bene, della piramide noi cosa vediamo? Le facce laterali. Quindi metterò area laterale della piramide più del cubo, noi vediamo le quattro facce laterali più l'area base, quindi sarà area laterale del cubo più l'area base. Questa formula però possiamo ridurla ulteriormente, va già bene così nel problema, però se vogliamo osservare bene abbiamo che l'area del laterale della piramide più l'area base cosa farebbe? Farebbe l'area totale della piramide più l'area laterale del cubo. Quindi la formula più veloce sarebbe questa di calcolare l'area totale della piramide più l'area laterale del cubo. Ci siamo? Passiamo al secondo caso, sempre di solidi sovrapposti, ma in questo caso abbiamo il cubo e due piramidi. Io metto una piramide blu, una piramide rossa, supponiamo di incollarla con le basi sempre coincidenti con una delle facce del cubo. Allora, osserviamo bene cosa succede se io dovessi colorare di blu una piramide, di rosso l'altra e di giallo il cubo. Vedete che io non andrei a colorare tutte le facce del cubo, ma solo quattro facce, cioè l'area laterale del cubo. Se dovessi colorare le piramidi, colorerei di blu i triangoli che sono le facce laterali di una e di rosso quelle dell'altra. Quindi, se dobbiamo scrivere la formula per l'area totale di questo solido, cosa scriveremo? Scriveremo che l'area totale di questo solido sarà data dall'area laterale del cubo più l'area laterale di una piramide più l'area laterale dell'altra piramide, che poi, se sono uguali, posso velocizzare il calcolo, ma supponiamo che siano anche diverse. E per il volume totale? Per il volume totale ci servirà il volume del cubo più il volume delle piramidi. Quindi, riosservate bene l'immagine, abbiamo quindi il caso di un cubo con due piramidi quadrangolari regolari con le basi coincidenti con le facce del cubo. Facciamo un terzo caso. Aggiungiamo cioè un'altra piramide. Allora, aggiungo qui una piramide verde. Quindi abbiamo tre piramidi e un cubo. Allora, se io ho appiccicato a tre facce del cubo tre piramidi quadrangolari regolari, quante facce mi rimangono libere del cubo? Cioè quante facce gialle vedete? Una, due e tre.
Quindi avrò ancora tutta l'area laterale del cubo? No, perché ho solo tre facce del cubo. Allora, andiamo a scrivere le formule per questa situazione. Allora, per l'area totale di questo solido mi servirà l'area laterale della piramide rossa più l'area laterale della piramide blu più l'area laterale della piramide verde più, non posso più scrivere l'area laterale del cubo perché ho solo tre facce, quindi scriverò tre area base. E per il volume totale sarà il volume della piramide rossa più il volume della piramide blu più il volume della piramide verde più il volume del cubo. Allora, immaginiamo di avere altre piramidi. Cosa succederà se io aggiungessi altre tre piramidi e quindi coprissi tutte le facce del cubo? Allora, nell'area totale, in quel caso, le facce del cubo non ci sono più. L'area totale, se io appiccicassi sei piramidi su questo cubo giallo, sarebbe data solo dall'area laterale delle sei piramidi. Allora, analizziamo invece poi il caso di un solido con cavità, cioè con un buco. Allora, prendiamo questo cubo e prendiamo questa piramide. Quindi io ho un solido che ha un buco a forma di piramide quadrangolare regolare e la base di questa piramide coincide sempre con una delle facce del cubo. Allora, pensiamo a come arrivare alla formula per l'area totale di questo solido con cavità. Anche qui immaginate di dover colorare, di dover dipingere di blu le facce, della piramide, che sono la cavità, e di rosso il cubo. Allora, del cubo noi dipingiamo una, due, tre, quattro facce. E anche 5, quindi abbiamo del cubo l'area laterale e poi un'area base della piramide. Siccome abbiamo scavato e tolto questo volume, mi rimangono, io vedo le quattro facce laterali, la base non la vedo più, quindi l'area laterale della piramide. Ma anche qui, siccome l'area base della piramide coincide con l'area base del cubo, posso riscrivere questa formula in questo modo, che l'area totale di questo solido con cavità è data dall'area laterale del cubo più l'area totale della piramide. Veniamo al volume, il volume totale di questo solido con cavità. Poiché ho tolto una parte del cubo che corrisponde alla piramide, non dovrò in questo caso sommare i volumi, ma dovrò fare una sottrazione. Quindi dal volume del cubo dovrò togliere il volume della piramide. Di questo caso, con cavità, vediamo solo una cavità, ma io nel cubo potrei scavare altre piramidi. Allora, se andiamo ad osservare però questa formula per l'area totale che abbiamo ottenuto per il cubo che ha una cavità a forma di piramide, con quella che invece avevamo ottenuto con un cubo che aveva una piramide sovrapposta, sempre con la base coincidente, vedrete che la formula è la stessa. Quindi che la piramide sia una cavità o sia sovrapposta, l'area totale rimane identica. Cambia invece il volume, perché in questo caso, se sono sovrapposti, sommo, se ho una cavità, dovrò fare una sottrazione.